È andato molto bene, abbiamo discusso di una proposta che ho portato alla commissaria, sostanzialmente quella di sottoscrivere una cooperazione rafforzata per l'avvio e l'accelerazione degli investimenti che riguardano il contrasto al dissesto idrogeologico nel nostro paese, in tutto il paese. Noi l'abbiamo già utilizzato con la Sicilia, perché quando io sono arrivata la Sicilia aveva un fortissimo ritardo, doveva spendere ancora quasi 800 milioni di euro in 6 mesi. Ebbene, noi abbiamo sottoscritto una cooperazione rafforzata tra il presidente Musumeci e la commissaria, che ha portato ad un impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte ad accelerare e superare i nodi che ostacolavano la spesa. Ora tutto questo lo dobbiamo rifare, a mio avviso, per le norme contro il dissesto idrogeologico, mettere a sistema tutte le risorse europee e nazionali, superare gli ostacoli, superare anche le lentezze che si creano nel dialogo interistituzionale, quindi sto parlando di comune, regione, ministeri, in modo tale da avere una cabina di regia che acceleri, perché non ci possiamo più permettere di arrivare ogni volta in autunno a piangere morti. Nel quadro pluriennale sicuramente la Brexit ha un peso non indifferente, tra l'altro proprio a causa di questo il nostro paese percepirà meno di quanto ci si aspettasse. Chiaramente noi stiamo andando avanti con il negoziato in maniera determinata, perché a noi non piacciono alcuni criteri che penalizzano ulteriormente il nostro paese. Questo è un argomento che comunque non abbiamo toccato adesso con la commissaria, perché è delegato sostanzialmente ad un altro piano. Ministro, ieri c'è stato un voto in Commissione Regi del Parlamento Europeo, in sostanza si è chiesto di togliere i fondi a quei paesi che non rispettano i vincoli di bilancio, fondi regionali. Cosa ne pensa di questa proposta e cosa ne pensa del voto in Commissione Regi? Guardi, per me questa è una follia, onestamente. Perché? Perché i fondi, soprattutto i fondi per le politiche di coesione, servono a ridurre il divario che esiste all'interno dei paesi. Quindi con una decisione di questo genere non si fa altro che a penalizzare la parte più povera e più fragile dei paesi. Quindi questa non è la soluzione. A mio avviso la soluzione invece è rivedere le regole, sicuramente non farsi dispetti reciproci, perché nel momento in cui un paese ha bisogno di contrastare un ciclo economico avverso ha diritto anche di farlo e ha diritto anche ad accedere alla flessibilità in maniera oggettiva e obiettiva con un ragionamento sereno. Abbiamo parlato e comunque la commissaria ha apprezzato tutte le norme che noi stiamo portando avanti anche per il rafforzamento amministrativo. Vi ricordo che in legge di bilancio abbiamo anche istituito una centrale con 300 tecnici che si occuperanno di stare accanto anche al più piccolo dei comuni, per aiutarli anche nella fase proprio di progettazione di opere, di infrastrutture di cui soprattutto il sud del paese ha bisogno. Per cui sì, esiste un problema, ma c'è anche la tendenza a volerlo superare e questo è stato riconosciuto ed apprezzato.